Conti, dai, sfida quest'hacker, vedi se riesci a batterlo. Sicuramente ce la farai, perché sei troppo forte. Ma lo sai che io c'ho un po' paura, sinceramente. Però vabbè, dai, lo provo a sfidare. Allora, ragazzi, Conti non lo sa che io sto usando le hack in questo momento. Quindi gli farò un sacchissimo di danno. Oh, comunque, Sirolo, è forte questo hacker. Però comunque lo sto aiutando tantissimo. Cioè, non so qua. Oh! No, Cabbo, Conti. C'ho pochissima vita. No, Fra non muore. È impossibile. Come cazzo la fa questo qua a non essere ancora morto? Io sto venendo da voi per spettarvi. Oddio, guardalo. Guarda come builda. No, bro, c'è un problema. Ti sta distruggendo. Mi ha sciolto, bro. Ma poi builda pure veloce, quindi... No, Lollo, ma c'ha 10 miliardi di vita quest'uomo. Non è possibile. Il problema è che quest'uomo qui, nel messaggio che vi ho fatto vedere prima, ha scritto... Porca puzzolina, ma che cazzo, non è possibile. Mamma mia, ragazzi, loro non lo sanno che io ho le hack. Oddio. No, bro, non sai quanta vita c'ha questo. Non sai quanta vita c'ha questo. Conti, io ti ricordo che nel messaggio che ti ho fatto leggere prima, questo hacker ci ha scritto... Non mi sparare. Questo hacker ci ha scritto che se ci batteva dovevamo farlo entrare nel team e dovevamo dargli pure i soldi. Quindi vedi quello che cavolo devi fare. Allora, io non do manco un euro, anche perché, cioè, non è che se tu ti metti nei casini devo pagare anche io, cioè... Anna, è il momento tuo adesso. Anna, ti prego, amore mio, ti prego, vai là e fai il zederino da parte mia. Aspetta, non so cosa dire. 3, 2, 1. Allora, ragazzi, adesso il turno di Anna a sfidarmi, e anche lei non sa che sto usando le hack, quindi ci divertiremo anche noi in questo video oltre loro. Perfetto, Anna, dai, porta in alto il nome del team, perché quello, questo scarsone dei Conti, non è riuscito, guarda che... Vabbè, ma sappiamo tutti come gioca Conti alla fine, cioè, Conti alla fine Conti. Dai, Anna, ma perché mi devi sempre prendere per il sederino? Dai, partite! Ok, vai, parti, Anna! Non ti distrarre, Anna. Vai, Anna, porta in alto il nome del team, perché quel nabbo di Conti ti è fatto uccidere. Senti, signor Rollo, potresti non prendermi per il sederino, per favore? Posso dire una cosa? Dato che questo qua, cioè, signor Ciro, questo qua con le hack, c'ha un sacco di vita. Cioè, io avrò fatto tipo 400 di vita e non è morto. Io vado ad aiutare la mia ragazza. Vieni qua da me. No, scendi giù. Scendi giù. Ti devo dire una cosa, ok? Dimmi. È palese che non è un vero hacker. Cioè, nel senso, è super... Ma bro, sì, bro, ma hai visto cosa cazzarola mi ha fatto? Mi ha fatto 500 in testa. Su Instagram. Ma quanta vita, raga? Anna, però. Oddio. No, bro, aspetta, signor Rollo. Aspetta un attimo. Concentriamoci un attimo. Come cazzo è possibile che io ho fatto 300 e non ho morto? Vuol dire che c'è un sacco di vita questo. Guarda, bro. Magari l'hai solo missato. Ma bro, ma che dici? Vado qui, ragazzi, adesso uccido tutti. Adesso, ragazzi, uccido anche Anna. Dai, guarda, vi ha killato tutti e due quasi. Ma scusa, Rollo, facciamo una cosa, prova a ucciderlo te, scusami. Dai, lo sfido io, hacker, vediamo. Ragazzi, adesso vi dimostro che siete solamente scarsi e non è un vero hacker, secondo me, cioè... Sì, però adesso voglio vedere, perché fai tanto il gradasso che ci prendi in giro, come hai fatto a non morire. Adesso fai l'1v1 con lui, voglio vedere se riesci a batterlo. Ok, Ciro, mi sono mutato. Prima cosa, okay, non sei un vero hacker, ok? Seconda cosa, okay, hai lasciato il nome Ciro, ok? Io so che tu sei il mio mod di YouTube, ok? Lo so, quindi sei un po'... Porca di quella boia, ragazzi. Ok, io so che non sei un hacker, scendiamo a patti. A questo punto, dato che io so che tu non sei un hacker, facciamo un troll a Anna e Conti. Quanto pare, mi sa che anche loro ci sono cascati a questo troll, quindi ci sto. Vai, allora, disattiva al volo le hack, così ti batto e loro ci rimarranno malissimo, perché ovviamente non ce l'hanno fatta. 3, 2, 1, si parte, ragazzi! Vai! Finalmente è partito l'1v1, madonna, non vedo l'ora che Ciro gli fa il sederino a Lollo, porca vacca. Bomba, subito intanto. Oddio, no, ragazzi, mi ha intanto un sacco. Bro, tanto c'ha tantissima vita, quindi non può vincere Lollo. Possibile, dici che vinco? Vabbè, intanto io ho messo un tetto in testa. Oh, ho killato subito! Ma che cazzo, non è possibile, bro, ma dai! Ma se gli ho fatto 500 in testa e non è morto, come hai fatto tuo cheat? No, non è possibile, non è... Scarsi comunque, se posso essere sinceri. Ma non è possibile, Lollo, non è possibile. Ma poi tu sei più scarso. Ma poi tu sei più scarso di me. Ma sei più scarso. Guarda se io lo hitto, guarda che non muore. Guarda che non muore se gli sparo io, gli sto a fare 300 in testa, guarda! No, c'è qualcosa che non va, ragazzi. No, dobbiamo vedere il team, perché... Allora, non è possibile che tutte e due siete morti da questo. Fate un 2 contro 1, tu e Anna contro l'hacker, dai. Va bene. Ciro, mi sono rimutato, okay. Ciro, mi sono rimutato, okay, riattiva quelle cazzarole di hack e sfondali. Che signore, come state appena vedendo, ho di nuovo 10.000 di vita, quindi ragazzi, ce l'abbiamo in pugno. Conti, vieni un attimo nella tua chat, dobbiamo parlare un attimo. Sì, raga, arriviamo subito. Sì, Anna, ma che cosa cazzarola sta succedendo? Allora, dobbiamo concentrarci, allora, sì. Io prima gli ho fatto 500 di danno e non è morto questo qua. Poi sei morta pure te e ti ha fatto, diciamo, il sederino. Com'è possibile che Lollo l'ha ucciso? Non è che Lollo è un pro player incredibile, cioè...
C'ho le hack prima. Dobbiamo fare questa tecnica qua, allora. Io gli prendo i muri e tu gli spammi in continuo. Brava, brava. Okay. Sei troppo brava, si vede che sei la mia ragazza. Capito? Vai, andiamo. Vai, sì, ho capito tutto, andiamo. Vai, vai. Siete pronti, ragazzi? O state ancora cincischiando? Sì, dai, sì. Sbrigatevi a fare questo 2v1. Let's go, bro. Ragazzi, l'ho distrutto. Lo sto distruggendo, ma non muore, dai, signor Lollo. Ma per queste scuse, Conti, io secondo me, cioè, qua in chat, ragazzi, scrivete un po' se Conti merita ancora di rimanere nel team. Bro, guarda che cosa cazzo sta succedendo. Ma lo sto distruggendo, non muore. No, ragazzi, non ci voglio credere. Mi stanno asfaltando. In realtà, non mi stanno proprio asfaltando per nulla. Perché in pratica, neanche il sole come stanno a fare. Quindi, c'è un piccolo problema che sto allaggando. No, beh, ragazzi, ma cosa mi preoccupo? Tanto c'ho 100.000 di vita. Ma non è vero, guarda! Non è vero, ma non lo stai prendendo. Dai, ti vedo che non lo prendi. Codio, sei così scarso. Qui c'è Anna. No, io sto missando assolutamente tutti i colpi. Dove cacchio? No, però non ho capito perché. Guarda, il bianco non muore, non muore, non sta morendo. Dai, porca di quella, però ragazzi. Però valgono le cure, raga. Non valgono le cure. Cioè, gliel'hai detto, Lollo? Ma infatti mi sa che c'hai le cure, ecco perché. Non cure, ragazzi, siete comunque 2v1. Cioè, dovreste farlo fuori in un secondo. Lollo, gli ho fatto 300 in testa, per favore. Ragazzi, Lollo, non potete continuare a dire che un hacker è palesemente... Sta palesemente facendo finta. Attenzione, perché in realtà non mi hanno tolto nulla di vita. Allora, tra l'altro, posso dire una cosa? Sto facendo finta di missare. Lollo, per favore, Lollo, te lo giuro che sto per quittare il video. Se continui a parlare con quella voce da anatra, porco troia, ti giuro che esco da questo cazzo di team. Se ti dico che gli sto a fare 350 miliardi di vita e non muore, non è colpa mia. Non ci crede nessuno. No, Lollo, io te lo giuro, quanto mi stai sulle palle oggi. Non hai idea, è una cosa incredibile. Ti dico che... Oh, spara. No, aspetta, ho un'idea, ragazzi, fermi tutti. Lollo, sparagli in testa a Ciro. Ok, vai, cioè, spara in testa e lo uccido subito. Vediamo, dai. Ciro, mi sono mutato un attimo. Ciro, disattiva quelle cazzarola di hack, non voglio vedere cose strane, ok? Ok, signorino, ho disattivato le hack, vai, ho disattivato le hack. Quanto vi dai, non farmi fare figuracce. Guardatemi, ragazzi, guardate. Vediamo, tanto c'ha 50... 50.000 di vita. Volete vedere che vai. Mi basta un colpo per ucciderlo? Siete proprio degli scarzoni. Siete proprio degli scarzoni inutili, no, ragazzi. No, c'è qualcosa. No, Anna, questo qua si sta trollando di brutto. Senti, signor Rollo, tu, sinceramente, i tuoi video non mi interessa. Cioè, se mi devi trollare, non mi interessa. Voglio fare i video quelli carini, non quelli che mi trolli. Come cazzo ho fatto a ucciderlo? Non ho capito. Conti, ma semplicemente si vede lontano un chilometro che si sta pigliando un hacker e ancora continui a non capire. Sei tu quello scarso e... Si finge un hacker, bro, c'aveva 10 miliardi di vita questo. Ma nei tuoi sogni l'ho ucciso con un colpo. Guarda. No, guarda, Lollo, aspetta, ho un'idea. Ascoltami un attimo, signor Lollo. Allora, vieni un attimo qua davanti a me, Ciro, ti voglio far vedere una cosa. No, adesso devo farti vedere una cosa, signor Lollo. Ok, fammi vedere, dai. Guarda, ti faccio vedere una cosa, Lollo, sei pronto? Guarda, io lo miro in testa. Sì. Guarda, non lo prendi, bro. E non lo prendi perché dalla mia visuale non lo stai prendendo. Bro, ma vaffanculo te la visuale. Vaffanculo te la visuale, bro, gli ho sparato in testa. Conti, Anna, siete proprio scarsi. Ve lo devo dire, io quasi esco dal team perché siete troppo... Conti, Anna, per dimostrarvi che non è un hacker, io ve l'ho portato in partita e vedrete che adesso non farà tutto quello... Cioè, voi vi stavate la... Senti, Lollo, guarda, finiamo sto video in fretta perché sinceramente io delle tue cavolate non... Beh, veramente, basta. Fidatevi che è un hacker finto, secondo me. Ma, bro, ma è creativo, ci stavi attorno là. Prima quello c'aveva 50 miliardi di vita, poi arrivi te così e magicamente lo uccidi, cioè... Ando, io, ma che cosa... Dai, Lollo, veramente, finiamo... Dai, Lollo, finiamo, non abbiamo tempo per queste cavolate. Dai, finiamo sto video in fretta e basta. Sì, ok, io finisco il video in fretta, ma io vi ricordo sempre il messaggio che vi ha scritto prima. Cioè, voi adesso dovete trovare i soldi da dargli perché vi ha battuto. Io i soldi? Bro, ma stai scherzando? Spero sia tu che mi devi pagare per questo video orribile. Le regole erano regole. Lui aveva scritto che se ci batteva dovevate dargli 1000 euro. Io sono l'unico che l'ha sconfitto, quindi non devo dargli niente, giusto? Ah sì, aspetta che li tiro fuori i soldi. Aspetta che ce li ho qua. Ta-da! Ragazzi, mi hanno già sparato. Ma chi è questo infame? Ah, ecco, sicuramente adesso arriverà il tuo amichetto hacker che ti resta magicamente, immagino. Ma se io ti sto dicendo che è un finto hacker, secondo me, non puoi dire che è un hacker. Catrota. Continua a dire che è un hacker questo. Devi stare zitto che sto per morire, signora. Se parli ancora, io ti giuro che ti cucio la bocca. Vieni, bro, che ti resto, bro. Io te lo dico, secondo me è un super finto hacker che si sta vendendo appunto un hacker per ottenere questi 1000 euro. Ascoltami un attimo. Parliamo seriamente. Togli sto cazzo di video, è una cosa molto importante. Prima, quando stavo facendo uno video con me, mi ha distrutto. Disintegrato. Okay, ma Conti, l'ho mutato, ok? Che lo sai perché? Perché mi ha scritto su Instagram con un account finto.
e l'ho beccato. Sì, bro, non ha cambiato nome della casa. Allora, non hai capito. Conti. Non mi interessa della tua storiella come hai, della tua storiella di Cenerentola. Io ti sto dicendo che prima in creativa c'aveva talmente tanta vita che pure se gli sparavo in testa non moriva. E non su moriva quello mai. Posso fidarmi, ma secondo me ha usato tipo le hack della mappa. Non è un vero hacker. Cioè, l'abbiamo completamente sgamato. Bro, ma non lo so, non lo so. Hacker. Non lo so, fatto sta che c'è qualcosa che mi puzza. Oltre. Cioè, lo so che non mi sono lavato, però c'è qualcosa che mi puzza. Guarda, l'ha appena killato un po' di gente, ma io ti ripeto, dato che lo conosciamo e sappiamo che è un nostro mod di YouTube, io te lo dico, non penso che lui abbia usato delle hack. Comunque, signora hacker, hai veramente un nome molto molto familiare. Cioè, ti ho già visto, mi sa, in qualche commento mio su YouTube, mi avrai commentato qualche video. Non lo so, magari è una mia impressione. No, ma non sono io, assolutamente no. Ok, non lo so, c'è qualcosa che mi puzza, no, veramente, non lo so perché. Scusate un attimo, mi muto. Signor Ciro, ma allora io ci sto provando a farti vincere 1000 euro, ma così è infattibile. Io ti ho sgamato dopo 2 minuti e adesso ti stanno sgamando anche loro. Devi fare di meglio qua se vuoi soldi. Il problema, devo entrare più nel personaggio. Ho capito, inizia a fare qualche kill e fai qualcosa. E poi la voce modificata, te lo giuro, non era credibile. Vabbè, lo so, però purtroppo non è il voice mod. È morto cazzone, cioè, ovvero là, scusate. Ma scusa, ma com'è morto? Come cazzo è possibile? Non ha utilizzato le hack? Non ce l'ha, ne ha una buona. Dai, ma io col cacchio che gli do i soldi a questo qua, cioè piuttosto gli do un pezzo di patata. Oh. Prego, ma comunque, non mi dici non mi sentite qua, sì? L'hai già sentito? Ma non era quello che il mod del canale YouTube. Oddio, Ciro. Bro, è vero. Se ne è accorta, vero. Pure Anna se ne è accorta. No, sei veramente l'hacker peggiore, sì, il finto hacker peggiore che la storia di Fortnite abbia mai inventato. Ciro, cosa hai da dire a tua discolpa? Ho da dire che non lo so, cioè non sono bravo a fare l'hacker, cioè non sono come quei bambini che a furia di vincere una partita installerebbero le hack. Ma almeno cambiare il nome, Ciro, dovevi cambiare il nome. Aspetta, me lo lascia a me, lo lascia a me. Sì, sì, te lo lascio tutto. Anna, guarda chi c'ho in braccio, c'ho l'hacker che ci ha appena trollato. Vabbè ragazzi, ma questo è bullismo però.